Non potete sapere né dove né quando l'universo si intrometterà nei vostri affari sapendo solo che lo farà. Perciò limitatevi a lanciare messaggi, fate piccoli passi, godetevi il viaggio e siate pronti a stupirvi. Mike Dooley, il libro è La magia di cambiare le cose. Questo è un libro bellissimo che ho letto tanti anni fa. E quando ho visto questo aforismo, ho detto: questo è proprio l'aforismo adatto per queste 48 ore. Non potete sapere né dove né quando l'universo si intrometterà nei vostri affari, sapete solo che lo farà. Perciò limitatevi a lanciare messaggi, fate piccoli passi, godetevi il viaggio e siate pronti a stupirvi. Allora vi lascio poi il link qui in basso del libro La magia di cambiare le cose. Questo è un momento bellissimo per capire e per sapere che in realtà l'universo è anche pronto a regalarvi delle grandi opportunità e dei grandi passi per poter avanzare. Nel cielo domani, quindi già sentiamo un po' questa congiunzione, Marte incontrerà questa grandissima congiunzione che abbiamo proprio come simbolo di questa seconda parte del 2022, una congiunzione nel segno del toro di Urano con il nodo nord. Ho già parlato tanto di questa congiunzione, addirittura nel mio canale trovate un video dove si intitola Un evento astrologico unico. E Marte sta proprio entrando in questa congiunzione, tutti nel segno del toro, un segno molto particolare, un segno che forse non ama tutti questi grandi cambiamenti, né Urano né Marte, ma che siamo destinati in qualche modo a prendere come decisione per poter avanzare nella propria vita. Questo è veramente il grande momento per poter fare un passo in avanti. Come vi diceva proprio questo aforismo, limitatevi a lanciare dei messaggi, fate dei piccoli passi, usate la calma e godetevi il viaggio e dovete essere pronti a stupirmi. Bene, andiamo a vedere quindi un messaggio per queste prossime 48 ore. Saranno 48 ore molto particolari, non so neanche io che cosa potrà succedere, forse non succederà niente, però prepariamoci all'imprevisto. A degli imprevisti che in qualche modo cambieranno la nostra vita, che ci porteranno in qualche modo verso una nuova dimensione. Sentiremo di questo cambio nei prossimi mesi, comunque almeno per tutto agosto, quando il nodo nord e Urano viaggiano negli stessi gradi. E per questa settimana ci sarà Marte che aumenterà questo grande potenziale. Quindi dobbiamo essere veramente disposti ad aprire, a cambiare, a sentirci anche in qualche modo pronti per situazioni nuove. Allora, un piccolo preambolo, sono Astro per chi non mi conosce, eh? Grazie, grazie, grazie per essere qui. Qualsiasi informazione, in basso avete la mia mail, la mia pagina web per un consulto privato. Anche se estate io ci sono, anzi ci sono più di prima perché ho molto più tempo libero, devo dirvi la sincera verità. Vediamo qual è il messaggio per le prossime 48 ore dalle mie carte, capiamo un poco cosa in realtà potrà accadere a tutti quanti voi. Un messaggio collettivo, quindi se non risuona, insomma, non ascoltatelo. Voglio sempre regalare questi messaggi di 48 ore perché secondo me sono molto interessanti. Allora, prossime 48 ore, quindi prossime 48 ore. Qualcuno mi scrive: Vale, adesso se lo sto ascoltando. Sì, vale, però ricordati che questo è un riferimento più che altro a oggi sabato 30 e domenica 31 luglio. Allora, prendiamo un po' le carte centrali, capiamo un poco. Fante di bastoni, e qui avevo già visto che c'è una regina di bastoni. Due figure molto importanti, sono due figure che parlano sicuramente di uno slancio, di un potenziale personale maggiore. Qualcuno di voi troverà un'autostima, un coraggio, forse ad affrontare situazioni che fino a questo momento erano rimaste in sospeso. Ci sono dei nuovi viaggi, dei nuovi orizzonti, delle nuove prospettive, perché i fanti sono sempre delle nuove prospettive, ma questo è per eccellenza l'errante, colui che viaggia, colui che non riesce a star fermo in un posto. C'è proprio la voglia di scoprire durante queste 48 ore quali saranno le prossime, delle nuove mete. Ecco, forse secondo me è questo, l'avventurarsi verso nuove mete. E avete tutta la forza disponibile, perché questo è un momento di grande coraggio. Sono due carte di grande passione, una passione che nasce dall'interno grazie all'autostima che cresce durante queste giornate. Lo vediamo in questa regina di bastoni.
sia che siate uomini, sia che siate donne, credo che questi sono segni di fuoco vicino a voi, Ariete, Sagittario o Leone, che sono molto coinvolti nella vostra vita. Sono due personaggi, un uomo e una donna, o comunque vedete, questo, i fanti solitamente non hanno delle sessualità ben dichiarate, quindi potete vederlo come uomo o come donna. Nuove conoscenze, nuovi amori, una grande passione. Questa grande passione probabilmente vi catapulterà verso delle nuove scelte, delle nuove opportunità, delle nuove prospettive, delle nuove realtà. Siamo davanti ad un mondo nuovo, siamo davanti ad una prospettiva nuova di vita. E quello che mi piace di questa regina di bastoni, che rappresenta proprio la forza, il coraggio, una donna determinata, una donna che ha voglia in qualche modo di lasciarsi alle spalle un passato per poter riprendere in mano se stessa e tutto quello che è intorno a sé. Siamo davanti ad una dimensione completamente rinnovata della nostra vita, siamo davanti ad una prospettiva di vita completamente nuova, una prospettiva di vita che probabilmente fa di noi quello che sempre abbiamo voluto desiderare. Sentiremo un'aria nuova, in queste 48 ore. Andiamo a prendere delle carte. Vediamo un po' con delle carte. Prossime 48 ore, carte, cosa abbiamo da dire a livello collettivo al mio canale, a tutti gli spettatori del mio canale? Questo è un momento importante. Allora, si è girato, insomma, l'eremita, quindi noi, essendo fedeli alle carte, dobbiamo sempre gli innamorati. Cosa vogliamo dire? Vediamo un po' qual è il messaggio collettivo in questo preciso momento. Cosa vogliamo dire? Vediamo. Quattro di coppe. Qui c'è una scelta, ragazzi, c'è una scelta che vi tiene veramente un po' il filo, cioè un po' in sospeso, quasi addirittura, vi posso dire la verità, state forse un po' troppo pensando a dover fare questo passo in avanti. Dentro di voi già sapete le vostre risposte, sapete che il vostro cammino è quello, sapete che il vostro cammino è in realtà già ben definito perché avete usato molto l'introspezione dentro di voi stessi, siete già, secondo me, ad un punto che questa scelta deve essere presa. Gli innamorati vicino al 4 di coppe potrebbe anche essere l'attesa che state vivendo per una risposta importante di questioni sentimentali. Queste sono giornate in cui sentite che vi sta per arrivare un messaggio, sentirete che qualcosa sta per cambiare e questa attesa probabilmente sta diventando forse un po' troppo viva nella vostra vita da farvi sentire in qualche modo un po'. Vedete che c'è una scelta importante, siete ad un bivio, Faccio o non faccio, attendo questa risposta o meglio evitare, devo in qualche modo avanzare o meno, insomma, siete veramente la morte. Uff, è inevitabile una trasformazione, è inevitabile una conversazione durante queste giornate, è inevitabile parlare chiaro durante queste giornate. Ragazzi, è inutile girarci intorno, sono tutte scuse quelle che state trovando, secondo me, sono tutte scuse per non affrontare un discorso, per non avanzare, per non essere forti e coraggiosi. Vi ricordate le carte del taglio, insomma. Qual è la carta nascosta? Ui, regina di spade. Questa poi la prenderemo dopo quando concludiamo. Vediamo un poco. La temperanza, la luna, l'asso di coppe. Quante paure in queste giornate. Sembra quasi che siete proprio quasi inquieti dentro di voi, no? C'è questa necessità, questa voglia di scoprire cose nuove, di sapere realmente cosa stia succedendo. Io tanto tengo la carta nascosta qui perché secondo me è proprio quella che rappresenta un po' questa voglia, questa necessità in qualche modo di dover fare logicamente, forse neanche tanto seguendo il vostro cuore, nella vostra mente fare questo passo. Lo so già che devo fare un grande cambio. Questo cambio mi fa paura, mi inquieta un po' di timore in questo momento, perché so perfettamente che quello che andrà a succedere, sarà probabilmente qualcosa che cambierà la mia vita. La cambierà in meglio perché c'è un asso di coppe e sa perfettamente che
Fare questo passo rappresenterà per voi un fluire necessario delle energie. Una volta che avete superato queste vostre paure, una volta che vi siete lanciati, no? Vedete anche la temperanza, è un esperimento che si fa nella vostra vita, troverete forse questo equilibrio. Anche perché vi posso dire la sincerità, voi non potete più vivere in questo stato tra eremita, quattro di coppe, sempre così apatici, depressi. Non c'è proprio questa grande. Credo che non si può più vivere sostanzialmente con questa indecisione che la vita spesso ci mette davanti. Allora, siccome è un salto forte di quello che avremo, perché c'è la morte qui, no? Sapete perfettamente che questo è un taglio netto, forse con il passato o con delle realtà che avete già vissuto. Sento proprio che queste 48 ore saranno necessarie per discutere, parlare, avanzare, senza dover sempre far scivolare addosso quello che gli altri dicono o questa problematica. No, non credo proprio. Non abbiate paura di parlare, non abbiate paura di esprimervi, non abbiate paura di far fluire queste vostre energie. Non sentiatevi bloccati da questa scelta o da queste posizioni che in qualche modo devono essere prese dentro la vostra vita in questo momento. Usate l'energia della regina di spade, che sia comunque una donna, che siete uomo o donna, non importa, ma questa è un'energia con una grande forza. Sappiate che la regina di spade è una donna che comunque ha sofferto nella vita e per arrivare ad essere quello che ha fatto, quello che è in questo momento, è perché ha vissuto tante, tante situazioni difficili. Ecco, com'è possibile che siete ancora fermi nonostante tutto quello che avete vissuto, no? Cioè, una persona che soffre, una persona che ha vissuto delle sofferenze, sostanzialmente è una persona che poi a un certo punto deve prendere questa grande decisione. Sono convinto che in realtà questo potrà essere per voi il momento per avanzare, il momento per prendere anche una grande scelta. Non è possibile che dobbiamo rimanere così un attimo sospesi. L'eremita in questo caso rappresenta proprio l'introspezione dentro di noi stessi, la necessità di guardarsi dentro, di capire realmente dove andare. Voi questa scelta l'avete fatta già da molto tempo, perché è una scelta dentro di voi, e quindi questo vi porterà comunque a fare un passo anche in avanti. Gli innamorati, è anche l'arrivo di una coppia, è anche l'arrivo di un'unione, e finalmente anche il desiderio di avere qualcosa nella vostra vita di più concreto. Ecco, forse anche quello, basta fatti, basta parole e più fatti, no? Quattro di coppe è questa continua a perseverare su qualcosa che in realtà non arriva. Due di spade è un bivio, e la morte, il cavallo di spade, è rompere completamente con uno schema anche comunicativo con una persona. Lanciatevi. Forse vi arriveranno dei messaggi inaspettati, messaggi che non pensavate minimamente che potevano arrivare dalla vostra. Forse delle chat, forse sono delle chat, sono dei messaggini su Instagram, su Facebook che non vi aspettavate minimamente, e tutto questo apre uno scenario nuovo, uno scenario di inquietudine perché c'è la luna e quindi di paura, ma nello stesso tempo si apre un flusso completamente nuovo che è quello che voi avete sostanzialmente bisogno in questo momento. Apritevi il vostro cuore, siate delle persone che in qualche modo possano darvi delle nuove emozioni, fate spazio ai sentimenti, quelli veri e quelli puri. Abbiamo tante regine, quindi una grandissima forza e una grande energia femminile durante questo momento. E oltre al cuore dovete avere il coraggio di avanzare, delle prospettive nuove stanno per aprirsi, soprattutto per voi, prospettive anche economiche. Quindi una volta che abbiamo superato questo grande momento, abbiamo delle grandissime opportunità per avanzare nelle prossime 48 ore. Quindi abbiamo questa grande capacità finalmente di usare quello che è il nostro grande potenziale. Il sole e l'asso di denari sono benessere fisico, benessere economico, benessere personale, emotivo, e questo vi permetterà di avanzare. Il mago è sempre un passo in avanti verso qualcosa che voi realmente avete bisogno di superare in questo preciso istante. Cosa abbiamo più? Abbiamo la ruota della fortuna. Nel momento in cui attiviamo questa energia, avremo a che fare realmente verso qualcosa di nuovo durante questo periodo.
la ruota della fortuna, così come la stella. Con il mago rappresentano, perché no, anche degli amori nuovi, anche delle persone nuove che arrivano. Vedete come tutto lo scenario, dalle carte precedenti, con le scelte che farete, saranno scenari nuovi, saranno scenari che vi porteranno verso una nuova realtà. Abbiamo il cavaliere di coppe, notizie e movimenti proprio a livello comunicativo nuovi che vi permetteranno comunque di arrivare ad una scelta molto importante. Sono convinto che questa alla fine sarà il momento necessario, il momento giusto, per poter riprendervi anche la vostra vita, però sappiate che c'è bisogno di fare una scelta in questo preciso momento. Allora, vediamo un attimo le carte di Osho, cosa vogliono, qual è il anzi no, scusate, vediamo un attimo prima i segni zodiacali che saranno coinvolti durante queste 48 ore, prossime 48 ore. Allora, segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, i gemelli. Il toro, la vergine nuovamente, e Venere in questo caso è il toro o la bilancia. Allora, andiamo a vedere un attimo il consiglio del nostro maestro Osho, vediamo cosa ha da dirci. Piano piano, quindi andare piano soprattutto, sensi di colpa e nuova visione, eliminiamoli questi sensi di colpa. C'è questa paura, l'avevamo visto in questa luna, no? Che avevamo visto precedentemente, c'è paura di sbagliare probabilmente. In realtà quello che state facendo è aprirvi a una nuova dimensione, ad una nuova visione, a qualcosa di nuovo nella vostra vita. Fate le cose con calma, ragionateci, non correte, non siate impulsivi, perché questo è un periodo dove già il cielo è troppo impulsivo. Voi quello che dovete fare è seguire il flusso e non avere paura di fermarvi e di continuare a credere, a pensare che voi siete sulla strada giusta per poter superare qualsiasi tipo di ostacolo, va bene? Allora io vi abbraccio, buone 48 ore, anzi fatemi sapere nei commenti come saranno proprio queste 48 ore, sono molto curioso. Lasciate il vostro like, condividete questo video, noi ci sentiamo alla prossima, ciao!